Buongiorno a tutti e ben ritrovati da Don Luca 95 in questo 31esimo episodio della campagna dinamica su IL2 1942 con la Regia Aeronautica. Quest'oggi effettueremo la 31esima missione di guerra in data 27 ottobre 1942 alle 10:30 del mattino. Abbiamo nuvole a 1400 metri. L'obiettivo di oggi è scortare dei bombardieri da picchiata Junker 77 e dei bombardieri medi anche il 111 tedeschi che devono andare a bombardare l'isola di Linosa. Quindi il nostro obiettivo di oggi è scorta ai bombardieri. Come detto, abbiamo nuvole a 1400 metri. Siamo 8 caccia Macchi 202. Noi controlliamo il secondo gruppo, quindi abbiamo tre membri della nostra squadra sotto il nostro diretto comando. Andiamo a far partire la missione e andiamo a vedere un po' che cosa riusciamo a fare quest'oggi. Ok, eccoci qui sulla pista di decollo, abbiamo appena acceso i motori. Siamo 8 caccia Macchi 202, dobbiamo scortare 4 Junker 77 e 8 Heinkel 111 se non sbaglio. 31esima missione di volo, noi siamo degli eroi di guerra, eccoli lì, gli aerei tedeschi. Sì, sono 3 Junker 77 e 8 Heinkel 111. Noi siamo degli eroi di guerra, pluridecorati, assi degli assi, l'asso degli assi italiani. Numero 1, vediamo di fare un buon lavoro oggi. Sono proprio curioso di vedere quanti anche il 111 perderemo in questa missione. Sono dei buoni bombardieri. Sarebbe un peccato perderli tutti. Speriamo di fare un buon lavoro. Ok, dai, tocca a noi. Avanti. Abbiamo tre Macchi 202 sotto il nostro diretto comando. Ok, dai, mettiamo la manetta a un 66% per il momento. Voglio riuscire a raggrupparmi con i miei wingman, con i miei membri della squadra, il prima possibile. Magari allo stesso tempo proviamo a prendere un po' di quota. Allora, il numero 6 si sta raggiungendo senza fatica. Vediamo di completare la formazione prima di arrivare sopra l'isola nemica. Ok, il numero 7 e il numero 8 si stanno avvicinando rapidamente, perfetto.
Leggermente sopra di noi ci sono i nostri compagni, gli altri 4 Mach-E 202, sono anche dei CR42 se non sbaglio. Due CR42. Numero 7 ci ha appena raggiunto, perfetto. Aumentiamo la manetta un 76%. Siamo quasi a 1700 metri. Perfetto, numero 8 è con noi. Siamo a 2180 metri. Allora, vedo dei puntini là in fondo, tre puntini, potrebbero essere degli aerei avversari, non ne sono sicuro. Siamo a 2860 metri. Andiamo a prendere quota. Ormai non manca molto al nostro bersaglio, al nostro obiettivo. Isola avversaria. Il numero 7 e il numero 8 si sono staccati dalla formazione. Devono aver spottato qualcosa. Proviamo a stargli dietro. Ormai gli Yankee 111 sono sopra l'isola nemica e mi sa che non hanno più bisogno di scorta. Anzi, andiamo a vedere la mappa brevemente. Oh, c'è un bel dogfight qui. Sì, ingaggiamo gli aerei nemici, assolutamente. Mi sembra di vedere caccia nemici avvicinarsi verso gli Yankee 111, quindi devono essere tutti quanti bassi. Oh, P40, no, invece non sono così bassi come pensavo. Andiamo a salvare quelli Junkers 87. Se ce la facciamo. Proviamo ad attaccare questo P40.
po' isolato, potrebbe essere una facile preda. Perfetto, gli abbiamo fatto il motore, un P40 in fiamme davanti a noi e qui ce n'è un altro. Abbiamo appena danneggiato uno. Non si è messo tanto a manovrare per provare di evitare il nostro attacco. Questo va su, prova a difendersi. È stato colpito in pieno dal numero 7 e l'ha trasformato in una palla di fuoco. Wow. Mi ha dato la kill del numero 3 che avevamo danneggiato noi. Vabbè, attacchiamo questo qua. Manetta 88%. Sta provando a scappare. Manetta 90%, dai che lo raggiungiamo. Perfetto, l'abbiamo colpito e l'abbiamo colpito a morte perché si è lanciato col paracadute. Primo abbattimento della giornata. Spitfire. Però, dal nulla così. È uno solo. Ok, siamo dietro. Ottimo colpo. Ha provato a difendersi dal nostro attacco e a chiudere. Però l'abbiamo colpito giusto nel motore, è diventata una meteora e si è sfracellato in mare. Secondo abbattimento di oggi. Ok, i nostri Heinkel 111 stanno rientrando sani e salvi. Qui c'è un altro bersaglio aereo avversario, andiamo a vedere che cos'è. Direi di dare pure gli ordini al resto del gruppo caccia di rientrare. No, 4 navigation, return to base, ritornare alla base. Abbiamo dato l'ordine ai nostri compagni caccia di rientrare, vediamo se lo fanno. Adesso abbiamo l'airfield avversario che ci spara addosso.
c'è questo P40 che sta provando a rientrare all'aeroporto, mi sa. Ah no, si è schiantato, è fermo. Sì, è fermo, fermo. Vediamo se riusciamo ad attaccarlo. Manetta al massimo. Lo attacchiamo e dopo rientriamo. Un altro attacco, andiamo su questo camion qui vicino all'aeroplano. Niente, non abbiamo preso nessuno dei due, non è esploso nessuno dei due. Abbiamo colpito sia il camion sia l'aereo, ma non è esploso niente. Andiamocene via. Per una volta non mi sembra di aver perso troppi compagni caccia sopra l'airfield del nemico. Per una volta. Abbiamo i CR-42 che stanno rientrando. Anche i nostri compagni macchi. Qui abbiamo ancora un bel po' di colpi però. Sono dei bersagli di terra che possiamo attaccare. Qui c'è un airfield, qui ce n'è un altro. Sì, dai, proviamo ad attaccare l'airfield nemico, quello con meno artiglieria antiaerea. Quello a sud. Sai che abbiamo solo abbattuto due aeroplani in questa missione? Ok, siamo ormai in prossimità dell'aeroporto nemico, mi sa che vedo la pista da qui. Forse è quello lì, sì, mi sa di sì. Sembra essere abbastanza vuota questa pista comunque, un po' come l'altra volta. Non ci sono aerei parcheggiati. Ok, vedo l'artiglieria antiaerea che ci sta sparando addosso. Vediamo di distruggerla. Non ho mai capito se questi silos di carburante li possiamo distruggere.
neutralizziamo l'artiglieria antiaerea e dopo passiamo al silos di carburante. Perfetto, effettuiamo un loop. Niente, mi sa che non esplode. Proviamo a finire i nostri colpi, abbiamo solo 37 colpi da 12,7 e rientriamo. Questo aeroporto non è più utilizzato dalla RAF, deve essere una pista d'emergenza. Mi ricordo che qui avevano gli Hurricane parcheggiati e tutto, ma non vedo più aerei, quindi sa che non lo usano più. Basta, finiti i colpi e rientriamo. Va bene, dai. Missione abbastanza tranquilla. Penso che abbiamo perso solo un Heinkel 111. E adesso sono curioso di vedere quanti caccia abbiamo perso. Non penso molti. Quindi, per quanto riguarda le perdite, penso che oggi siamo in positivo. Non abbiamo perso più dell'avversario. Rientriamo e vediamo un po'. Ok, dai, abbassiamo un po' la manetta, prepariamoci un po' per l'atterraggio. Vi dico la verità, è molto difficile atterrare dopo aver volato per 40-45 minuti nel simulatore, non è così semplice perché si è molto stanchi, non si è così lucidi. Come quando si è partiti, quando siamo decollati. Quindi non è facile atterrare, insomma, dopo aver volato per 40 minuti, 50 minuti di fila, 30 minuti di fila, specialmente perché alcune parti io nel video le taglio, quindi la stanchezza si sente dopo 40 minuti di volo ininterrotto, insomma. Siamo un po' troppo veloci. Dobbiamo perdere un po' di velocità. Ok, gli Heinkel 111 stanno atterrando. E atterriamo sulla pista di destra. Tiriamo fuori il carrello. Flap.
Perfetto. Siamo riusciti a mettere giù l'aereo senza problemi. Abbiamo il numero 7 che sta atterrando anche lui. E tutto sommato abbiamo fatto un buon atterraggio, una buona missione. Vedo un sacco di aerei in rientro oggi, fra Anchil 111 e Mach 202. Non dobbiamo aver perso molti aeroplani. Sono contento, sinceramente. Spegniamo il motore, usciamo dall'aeroplano e andiamo a vedere un po' i risultati di oggi. Perfetto, allora noi siamo riusciti ad abbattere due aeroplani, anche se un terzo lo avevamo danneggiato bene, non so perché non abbiamo preso l'abbattimento, quindi in teoria avremmo dovuto prendere l'abbattimento di tre aeroplani, ma va bene così. Abbiamo abbattuto uno Spitfire e un P-40, siamo riusciti a distruggere due batterie di artiglieria antiaerea. Missione abbastanza tranquilla, abbiamo perso soltanto due membri della nostra squadra, il sergente Micheli e il maresciallo Ricci. E sono stati abbattuti, penso, dall'artiglieria antiaerea. Sì, sono stati abbattuti dall'artiglieria antiaerea. E dopo abbiamo perso Junkers 87, 3 Junkers 87, quindi tutti gli Junkers 87 sono stati abbattuti e abbiamo perso anche un Anchil 111. Noi abbiamo perso 8 aeroplani e anche il nemico ne ha persi 8. P40 e Spitfire. Va bene, dai, una missione abbastanza tranquilla. Una delle tante che abbiamo, una delle tante missioni che abbiamo fatto. Spero che questo video sia stato di vostro gradimento. Salviamo un po' i risultati della missione e clicchiamo su Apply. E niente ragazzi, per oggi è tutto, spero che questo video sia stato di vostro gradimento, vi auguro a tutti quanti una bellissima e buonissima giornata e noi ci rivediamo in uno dei miei prossimi e futuri video ragazzi. Ciao, a presto, alla prossima!